Le proprietà della sottrazione. La sottrazione gode della proprietà invariantiva e solo di questa. La proprietà invariantiva della sottrazione dice che addizionando o sottraendo uno stesso numero sia al minuendo che al sottraendo, il risultato non cambia. Facciamo un esempio, prendiamo la sottrazione 33 meno 17, che fa 16. Proviamo prima ad aggiungere lo stesso numero, sia al minuendo che al sottraendo, e poi dopo a toglierlo. E vediamo se il risultato rimane sempre 16. Il numero da aggiungere o da togliere, minuendo o sottraendo, deve essere scelto in modo tale da facilitare i calcoli, ovvero sia da ottenere con il minuendo o con il sottraendo la decina precedente o successiva. Per esempio, adesso aggiungiamo 3. 33 più 3, quindi scriviamo meno 17 più 3. Ho scelto 3 perché ho visto che 17 più 3 fa 20, è la decina successiva rispetto a quella del 17 e quindi mi agevola i calcoli. Infatti, se faccio 33 più 3, trovo 36 meno 20, 36 meno 20 è un calcolo semplice da eseguire e ottengo 16. Come vedete, il risultato è lo stesso della sottrazione iniziale. Quindi ho visto che la proprietà invariantiva funziona. Faccio la stessa cosa utilizzando però stavolta anziché un'addizione, una sottrazione, togliendo un numero sia al minuendo che al sottraendo. Quello che posso fare è togliere 7 perché vedo che se faccio 17 meno 7, quello che sto facendo, ho tolto 7 sia al minuendo che al sottraendo. 33 meno 7 fa 26, 17 meno 7 fa 10, quindi 26 meno 10 è un calcolo estremamente semplice da eseguire, fa 16 e quindi anche in questo caso ho verificato che togliendo uno stesso numero sia al minuendo che al sottraendo, la differenza, cioè il risultato della sottrazione, non cambia, rimane sempre 16. Vediamo ora se la sottrazione presenta un elemento neutro. La risposta è no. Noi potremmo pensare che 0 sia l'elemento neutro della sottrazione. Verifichiamo. Se facciamo n meno 0, cioè se lo 0 è al sottraendo, effettivamente si comporta come un qualsiasi elemento neutro perché lascia invariato il numero naturale a cui viene sottratto. Ma se lo 0, anziché essere a sottraendo, è posto a minuendo, e quindi ho 0 meno n, la sottrazione è impossibile da svolgere. Quindi, lo 0 non funge da elemento neutro. Nella sottrazione l'elemento neutro non c'è.